presenta con una carta di identità che alla voce terzo trimestre 2020 mostra ricavi da 34,3 milioni di euro, in aumento del 19,3% rispetto al 30 settembre 2019. Ma soprattutto Giglio Group, società di e-commerce 4.0, quotata al mercato MTA Star di Borsa Italiana, si presenta con alcune novità, come la conclusione dell'accordo con un gigante del food come Barilla. Giglio è una di quelle aziende che sono riuscite a contrastare egregiamente l'effetto Covid. L'accordo con Mutti e quello con Cameo, le farine Cameo per esempio, hanno rafforzato la sua business line, visto che in lockdown i volumi di vendite di questi marchi sono enormemente aumentati, proprio grazie anche alla joint venture con l'azienda genovese. Per tracciare un ritratto della società con qualche spunto per le future strategie per quelle in corso, lasciamo il microfono al presidente Alessandro Giglio. Noi abbiamo aperto ormai un anno fa la nostra attività di e-commerce ad altri due settori merceologici, oltre al fashion che presidiamo da lungo tempo, che sono il design. Abbiamo avviato con Cartel la distribuzione globale del suo brand e poi col food. Man mano sono aumentati il numero dei clienti che ci onoriamo di distribuire digitalmente in tutto il mondo. Ne cito alcuni: da Noberasco, azienda ligure leader, no, nel settore della frutta secca, da Cameo, che peraltro ha avuto un boom di vendite durante questo triste periodo della pandemia, Fabbri, Aia, Pernigotti, grandi salumifici, Perugina, Zaini, Mutti, di cui distribuiamo su tutto il territorio cinese il prodotto sempre digitalmente, e Barilla, di cui gestiamo a livello globale il gateway di pagamento delle vendite digitali. Cos'è la cosa rilevante in tutto questo? Che le abitudini d'acquisto dei consumatori sono cambiate in maniera repentina. Noi abbiamo avuto, per esempio, durante il primo lockdown, addirittura aree come la Sardegna cresciute del 3000% in termini di utilizzo dell'e-commerce. È cambiato per il settore merceologico, quindi il food sta diventando protagonista dell'e-commerce, fenomeno che già si osservava all'estero, ma che ancor più sta riflettendosi nelle abitudini d'acquisto degli italiani. La gente ormai ha familiarizzato con l'e-commerce e i prodotti che hanno una fascia di conservazione abbastanza ampia e una ciclicità di consumo abbastanza abituale, ecco lì che il consumatore tende sempre di più a comprare online. Perché? Perché tanto trova una scelta maggiore rispetto a quella che trova nei supermercati. Se io poi sono un consumatore abituale, non ho più il tema di andare a cercare alcuni prodotti più specifici, per esempio Noberasco, di cui non trovo tutta la gamma di offerta completa nei negozi. Online non ho problemi. Quindi il food è sicuramente la nuova frontiera dell'e-commerce. Stiamo un po' rivivendo quello che è stato il fashion probabilmente 10-12 anni fa. Ecco, è una nuova frontiera e devo dire che l'evoluzione digitale della popolazione a causa del Covid ha subito una trasformazione talmente profonda ad aver segnato uno scalino evolutivo vero e proprio, cioè nel giro di pochi mesi si è percorso un cammino che probabilmente altrimenti avrebbe avuto necessità di 4, 5, 6 anni forse. Noi curiamo i gateway di pagamento, praticamente tutta la parte di pagamento da parte degli utenti di tutto il mondo che comprano i prodotti di Barilla passano attraverso il nostro gateway di pagamento, attraverso la nostra piattaforma. Noi stiamo crescendo moltissimo sul territorio cinese, eravamo già presenti appunto col fashion, ma stiamo entrando in maniera decisa e ricca di soddisfazioni con il food. Siamo partiti con Mutti e abbiamo immediatamente trovato un riscontro. Chiaramente la salsa di pomodoro in particolare, le conserve, eccetera, non rientrano nei prodotti abituali del consumatore cinese, ma l'attrattiva del Made in Italy, comunque la curiosità di provare, sperimentare o per chi ha viaggiato, di ritrovare gusti incontrati durante i loro viaggi, una popolazione grande, giovane, digitale, che ormai da anni trova un forte riscontro.
Con Mutti pian piano stiamo crescendo quotidianamente, allargando la nostra rete di distribuzione digitale su tutto il territorio cinese attraverso i grandi marketplace cinesi, e stiamo crescendo giorno dopo giorno nella vendita del prodotto. Adesso vorremmo allargare a tutti i nostri clienti con cui già collaboriamo il mercato cinese. Per esempio, nel settore dei succhi di frutta stiamo cercando qualche azienda leader in Italia che possa essere interessata a fare con noi un ingresso nel mercato cinese, perché riteniamo che su questo prodotto ci possa essere ampio spazio di vendita proprio in Cina. Noi godiamo della presenza su tutte le principali piattaforme di video digitali e social del paese. Raggiungiamo circa 150 milioni di utenti unici in Cina, ai quali sono particolarmente interessati in generale al Made in Italy, quindi al nostro paese. E quindi cerchiamo sempre di utilizzare il racconto per riuscire a spiegare come utilizzare il prodotto, ma contestualizzandolo in uno scenario di bellezza architettonica, paesaggistica, quale offre il nostro paese, culturale. Quindi diciamo che utilizziamo la forza, la storia, la nostra tradizione, che tanto è apprezzata dall'utente cinese, per spiegargli come utilizzare determinati prodotti alimentari e come inserirli magari nella loro cucina, anche attraverso pochi cinesi che fanno da influencer e che quindi spiegano come questi prodotti possono essere utilizzati.